Sì, beh, voglio, ricordo il numero telefonico del Esatto. 049 700 700. Senti adesso? Ascolta, sono la Tina di Abano. Ciao Tina, mi Ciao. ricordo, Ciao sei di te. Claudio, ti ricordi? Sì, abbiamo mangiato assieme, cioè uno di sopra. Bravo, chi sarai il 15? Il 15 penso di sì, 15 novembre penso di sì. Allora ci rivedremo. 15 novembre, anzi, visto che mi hai telefonato, penso che dovrò annotarmi. Sarò il 15 novembre, sarò al pranzo della radio, il pranzo del Ecco, tesseramento. io l'ho fatto, quindi... Ti hai già fatto il tesseramento? No, ho fatto la Ah, prenotazione. brava. Va bene. Ascolta, Dimmi. poi si farà in quel giorno Sì, quello che si vuole certo, fare. infatti. Saluto anche il tuo compagno Ciao. di Francesco, trasmissione. sì, grazie. E Stai dai, io... lavorando tu? Eh? Stai lavorando? Sì, alla grande Mamma mia. io. E ho telefonato innanzitutto per salutarti perché appunto era da tanto che non mi facevo Sì, è sentire. vero. E poi volevo dire un attimino la mia. Dimmi. Allora, io premetto, non so se te l'ho detto, non lo so, io premetto che non sono una pagana. E Beh, mi sembra giusto. ecco, in quanto non so neanche cosa sono, Sì. cioè nel senso che assolutamente non credo in niente. Giusto? Sì, Cioè, va bene. giusto, Perfetto. chiedo io. Sì, perfetto. Vai, vai. Assolutamente non Prego. credo in niente perché assolutamente, sai, è un po' impegnativo Beh, credere in infatti, qualcosa, infatti, no, no, ma assolutamente in va qualcosa. bene così, va bene Va così. bene così? Certo. Però non è che mi disturbi, cioè non mi interessa niente, però sento tante persone che chiamano, per esempio, e a cui dà fastidio il vostro esprimervi così sul paganesimo, Sì. no? E io ritengo che sia invece un'informazione come un'altra. Cioè, Tu la vivi così, loro lo vivono un po' se più ne dicono intensamente. tante di cose tutti i giorni, in tutti i campi, eccetera. E quindi penso che questa sia un'informazione come tante altre. Dopo a chi interessa, a chi interessa meno, a chi interessa di più, eccetera. Cioè, no, tutto sto aggredirvi, io non, pur non essendo una pagana, non riesco a capirlo, ecco. Beh, ma è questione ciò che le persone hanno dentro. Cioè, tu vivi la cosa molto più, la vita molto più tranquillamente, sto parlando Non so, io a non mi livello di sono mai percezione. creata questo tipo di problemi né riguardo al paganesimo, né riguardo... Anzi, forse... per le cose per cui ho, cioè in cui ho, più, ho conosciuto di più, eccetera, magari potrei avertela contro, ecco, ma Certo. vabbè. E poi mi chiedo anche se queste persone ci mettono la stessa energia nell'informarsi in quello che succede tutti i O giorni in magari per Italia e attaccare fuori l'ingiustizia, dall'Italia, certo. eccetera, eccetera. E Sì. se fanno telefonate di verifica e di contrapposizione anche ai nostri politici o roba del genere, o solo nei vostri confronti, voglio dire. La domanda è buona e la giro, sì. Perché cioè, se una persona si ferma a questo, dico, va bene, ha avuto un certo tipo di educazione, non può, ok, libero di fare quello che vuole. Ma se si dà tanto da fare per contrapporre questo campo e poi magari se ne frega e tutto, questo mi starebbe proprio Beh, sulle Tina, scatole, ma hai sai capito? quanti preti che abbiamo che ci ascoltano, preti, suore, roba del genere? Qui in Veneto, credo che ne abbiamo almeno un migliaio di ascoltatori quasi Forse tutti. se sono più preti che ascoltano la nostra trasmissione che Radio Maria. Ma ascolta, perché ci sono tanti preti e suore? Vuol dire che qualcuno li fa sopravvivere? Tu pensa che il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, no? A parte due o tre coppie, persone che gli interessava, l'ho venduto quasi esclusivamente a loro. Pensa a te. Per dirti lassù, perché volevo trovare qualcosa per fregarmi, Ma infatti. ascolta, questa è una questione di apertura È anche. veri. O no? No, volevo trovare qualcosa per No, fregarmi. ma ascolta, invece secondo me è un discorso serio, non so, secondo me nei limiti delle mie capacità e possibilità, eccetera, tutto quello che vuoi. Cioè, se ci sono tanti preti e suore che ancora oggi come oggi hanno sti grandi influenze e poteri, eccetera, eccetera, vuol dire che ci sono tante persone che li...
che li aiutano ad avere questo. Sì. Ovviamente questo. O no? Certo. Sì, ma d'altronde... Perché se tutti se ne cagassero, scusa il tempo, queste persone qua pensano che scomparirebbero. Sì e no, perché ci sono molti interessi economici che... Sono una forma di automantenimento. Il discorso è ampio, per carità, partendo proprio da... Vabbè. Ok? Va bene, 15 novembre. D'accordo. Ciao. Ciao, ciao. A tutte e due, ciao. Grazie, ti ciao, ascolto. Ciao, ciao. Ciao. Sì, beh. Il discorso fatto da Tina è giusto, cioè le persone che telefonano qua insultandomi o aggredendoci fanno la stessa cosa nei confronti dei politici, no, assolutamente, radio, nei confronti di cattolici, cioè, nei confronti, oppure anche solo nei confronti delle ingiustizie che subiscono, no, no, che no. Gli altri subiscono assolutamente, loro fanno tutto per incrementare l'ingiustizia, perché appunto invece di cercare di manifestare una loro idea, un loro riferimento, una loro critica, fanno di tutto per cercare di far chiudere uno spazio, cioè di impedire, di insultare le persone. E noi non andremo mai a insultare una persona così senza motivo. Quando una persona però si impone in volontà di dominio, di sottomissione, di allunare gli altri, di dire io solo detengo la verità, noi è un discorso che non possiamo accettare. Difatti la loro è un'arroganza, è una prepotenza, proprio perché è voluta ed intenzionale. Difatti perché si conserva ancora il potere della Chiesa Cattolica, perché c'è una forma di automantenimento e una forma di sottomissione. E il fatto stesso che loro vogliono mantenersi il loro potere è significativo dal discorso della scuola, cioè la gente non manda più, la gente, le persone intelligenti non mandano più i figli nelle scuole cattoliche, e di cosa fanno loro? Chiedono allo Stato, violando anche la legge, di avere un contributo. E cosa si dice? Siccome la legge italiana, la Costituzione lo vieta, troveremo uno scappatoio, anzi passeremo il contributo alle chiese cattoliche tramite un contributo alle famiglie povere perché mandino i loro figli nelle scuole cattoliche. Questo significa che le persone che hanno per sfortuna loro una condizione culturale diversa dagli altri, che non hanno i mezzi culturali di essere informati, saranno più facilmente sottomessi, più facilmente strumentalizzati e più facilmente verranno utilizzati al fine di mantenere un loro potere. Marco, volevo solo terminare prima telefonata. Scusa, che sì. Si scusa Francesco, no, perché qua non so capire come mai mi sei cascata la telefonata. Vabbè, una cosa solo volevo dire, concludere, che se per caso mi fa fare l'assemblea, dico me, perché voi in cerca anche delle motivazioni, perché desideri cose strane, tremende o tutto quello che vuoi, insomma, mettiamo che soprattutto perché tanto la maggior parte della gente che ascolta penso che sia della religione cattolica, no? Sicché sentire voi altri è come sentire, come che dice Franco, il demonio che parla. Allora, proprio oggi mentre pranzavo su Rai 1, durante il TG, gli ho detto che in Vaticano adesso si è riunito una commissione di esperti con ecclesiastici, eccetera, storici, e bisognerebbe andare là oggi, mi inviterei anche i cattolici, si ha il coraggio, andare a sentire l'argomento che gli tratta, perché l'argomento è gli orrori dell'Inquisizione che ha fatto la Chiesa, dei quali... No, piano, non gli orrori, gli orrori che hanno commesso i fedeli e di cui la Chiesa ha sottaciuto e non si è fatta carico di fermare. Sì, beh, come che te vuoi, comunque... No, ma cambia sostanza. No, ma sì, quella che diceva, quella che faceva il telegiornale oggi, ha detto che la Chiesa si assume la responsabilità in quanto se ritiene l'unica che ha responsabilità dell'Inquisizione, cioè non che c'era altre forme, diciamo, religiose o parareligiose che si tenessero in pie tribunali dell'Inquisizione, torture e compagnie varie. Quindi la si ritiene unica e responsabile. E tutto questo studio che sta facendo, e tutto questo lavoro di tirar fuori, diciamo, anche nei minimi dettagli, quello che sono stati gli orrori dell'Inquisizione, e diceva addirittura che si arriva non solo a uccidere, ma a torturare e anche a impissare fuochi sulle piazze di tutta Europa, illuminando le notti, no? E così te l'ha detto oggi al TG1, quindi ti fa venire i brividi. Ed è questo, la Chiesa vuole fare un'ampia analisi, perché tutto quello che venirà fuori servirà per presentarsi davanti alla gente, perché l'anno 2000 la Chiesa deve fare opera di pentimento, di domandare perdono e tutto quanto, quindi vuoi tirare fuori tutto, perché tutto deve essere confessato e tutto quanto venirà perdonato. Ecco, ora mi tacca i brividi adesso, quasi quasi
penso che le vostre conferenze siano quasi robete d'asilo, insomma, confronto a quello che si sente dentro le sante. Ma niente, guarda che siamo di una pulizia cristallina, addirittura faremo schifo. Io non voglio dare giudizi a voi altri, voglio solo che dire, Claudio, voglio solo che dire che quello che confessa la Chiesa, e ricordiamoci una roba, che sono convinto che io fa adesso, a distanza di 500-600 anni, perché non che sia gente viva, qui si è morti, qui chi ha bruciato, perché si fosse vivi adesso, io faria il nostro sto pentimento qua per il giubileo. Anche perché si è sempre danni da pagare. No, va dentro gli scana fuori a tutti, ti lo dico, mi benché che sia, diciamo, fior dei cardinali o dei monsignori. Ecco, e ora mi so tra l'altro, fra quelli che non darà nessun tipo di perdono, perché per non perdonare mi so tira fuori da sta congregazione qua cattolica. Da sta gente qua, perché mi quando che ho saputo di dover far parte di una chiesa che per quanto mi vada e dica se peccatrice, se riformanda, non mi interessa un'ostia, mi di sti crimini qua non voglio saper niente a che fare, non voglio saper di partecipare con nessuna organizzazione che si sia macchiato anche in passato di questi crimini, perché un delitto, lo che ha detto Scalfaro, un omicidio fatto una volta è un omicidio, sì, anche adesso, cioè ti si omicidio. È sempre un assassino. Un assassino è sempre un assassino, non va in prescrizione e non cade, quindi loro i va via a far santi a tutta manetta e a me sta bene, ma dentro la chiesa che c'è dei fior dei demoni che non che fa, che non che ne sia altri che passa davanti, e sto atto di pentimento dovrà purificare la chiesa. A me mi domando invece cosa che la chiesa pensa adesso di fare per mantenere il suo potere, in quanto ella stessa sputa in un piatto dove che ha camagnato da parecchio tempo e attraverso l'inquisizione ha mantenuto il suo potere anche temporale. Vorrei sapere adesso, visto che vuoi eliminare l'inquisizione con cose che sostituisce, con questo vi saluto, buongiorno. Ciao. No, beh, vorrei aggiungere due cose su questo argomento. La Chiesa lo fa anche per un tentativo di diminuire le morti. Faccio un esempio. Tutti quelli studiosi di stregoneria cosa parlano? Dicono chiaramente che si parla di milioni di persone morte. Benissimo. Sì, dicono di milioni di persone morte. Tanto per citare una studiosa tipo la Jean Butas, in un suo libro dice che sono 8 milioni di donne bruciate sul rogo. Benissimo, in questi giorni è uscito un libro fatto da una casa editrice cattolica in cui dicono che l'Inquisizione ha bruciato 70.000 persone. Cioè, è un tentativo di riduzione della cosa, c'è un tentativo molto forte appunto di ridimensionare, e poi loro non chiedono le scuse. Loro non hanno mai chiesto scusa. Difatti, leggo qua dal libro, da un articolo di Giovanni Negri, che è il responsabile dell'osservatorio Laico sul Giubileo, fa. Ma sarà l'8 marzo del 2000, mercoledì delle cenere, la data chiave del perdonismo, con un'imponente processione penitenziaria per gli errori commessi lungo i millenni, non dalla Chiesa, ma dai suoi figli. Cioè, la Chiesa dice, fa, noi chiediamo perdono perché siamo stati zitti quando sapevamo e abbiamo visto. Questa è un'azione molto furba, difatti anche il convegno che hanno fatto sulla stregoneria è un pseudo convegno. Io questo convegno avevo già parlato tempo addietro citando uno studioso dell'intolleranza che è Italo Mereu. Lui ha scritto un bellissimo libro che si chiama Storia dell'intolleranza in Europa e attribuisce le responsabilità dell'Inquisizione alla Chiesa Cattolica. Lui dice, fa, tutte le persone convocate per questo studio, per questo convegno sulla stregoneria, da me sono degli illustri sconosciuti, e lui è uno dei pochi studiosi, se ne parla di una decina di persone al mondo, che si è conosciuto di queste cose. Lui non è stato neanche invitato a partecipare, perché praticamente loro danno in pasto una versione, dicono la Chiesa chiede perdono, ma è un'interpretazione a uso loro di pubblicità, ma nella sostanza questo non lo fanno, perché se noi andiamo a vedere i testi, loro dicono chiaramente, fa, la Chiesa ha sbagliato a tacere, la Chiesa ha sbagliato a lasciare il potere temporale a fare l'Inquisizione, perché questa è la loro astuzia. Basta ricordare che nel secolo scorso i domenicani, tutti i processi stregoneri che hanno fatto e tutte le loro azioni di attacco e di Inquisizione hanno fatto sparire i documenti. Quello che noi studiamo della stregoneria è perché sono rimasti i documenti dei tribunali civili, ma i tribunali civili agivano su ordine della Chiesa, e la Chiesa non può dire che 600 anni fa, 500 anni fa, 700 anni fa il potere civile era indipendente dal potere religioso. Questo qua c'è del punto da considerare, cioè questo è significativo. Visto che ormai siamo verso la fine, io volevo un attimino cambiare un attimo di argomento. Provo una telefonata. Sì, no, se vuoi diamo una telefonata, visto che... Pronto? È andata a
No, c'è qualcuno che disturba di sotto comunque. Vabbè, non prendo più le telefonate, abbiamo solo altri 15 minuti di trasmissione. E niente, volevo introdurre un argomento un attimino diverso proprio a proposito della stregoneria, perché ultimamente c'è un risveglio sia del paganesimo che della stregoneria, al di là di come poi si rappresenti, perché purtroppo c'è sempre, ci sono sempre delle rappresentazioni che sono un po' diverse. Allora, vi ricordate la notizia di 22... No, beh, sta lavorando. La notizia del 22 ottobre 1998 dal Gazzettino, dove si parlava della ragazza che era cacciata a scuola perché era una strega, no? Allora, spiega la madre: mia figlia ed io siamo sacerdotesse di una religione pagana chiamata Vicca, di cui vi ha parlato prima Francesco, e crediamo che ogni nostra azione, buona o cattiva, ricada tre volte su di noi. Jamy conosce tutti i segreti della magia nera, ma non credo che abbia lanciato un maleficio a un'altra ragazza, sapendo che anche lei avrebbe dovuto subirne le conseguenze. A scuola Jamy è rispettata e temuta, allievi e insegnanti stanno attenti a non farla arrabbiare. Ora, il problema sta nella testa dei cristiani. Esatto. Cioè, i cristiani non riescono a comprendere come si può essere determinati nella vita anziché mettersi in ginocchio. Chiaramente, io vi ho detto, ho già sperimentato questa cosa e l'ho vista crescere giorno per giorno. Cioè, una persona che si prende nelle proprie mani, non prendo le telefonate per gli ultimi 10 minuti, se abbiate pazienza, una persona che si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è responsabile al punto tale da non riconoscere più l'autorità del ruolo. Cioè, il professore, per esempio, è una persona che deve insegnarmi delle cose, io quelle cose le devo capire. Per cui una persona abituata a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita non ha nessun problema andare al professore e dire rispiegami 50 volte le cose. A differenza di un cristiano che invece si è abituato talmente tanto a essere in zenocio che ha paura dell'autorità, cioè ha paura del professore, come se il professore fosse il paron, il dio, eccetera. Cioè, esiste questi meccanismi psicologici che l'educazione cristiana o pagana vanno a costruire. Chiaramente questa Jamy, avendo imparato da sua madre o da suo padre e madre, che poi c'è tutti questi passaggi, a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, non ha paura. Cioè non ha paura di buttare giù il ruolo. Cioè riconosce la persona ma non il ruolo. Allora a questo punto gli altri ne hanno paura. Cioè la libertà che lei esprime, sta lavorando purtroppo Francesco, sì, ma nessun problema, che lavora. E gli altri, vedendo la libertà che esprime, ne hanno paura. Però questo è un problema dei cattolici. Cioè loro stuprano i bambini, li mettono in ginocchio, gli strappano le loro mani, la determinazione, la volontà, eccetera. E nel fare questo tipo di operazione si stupiscono che poi gli altri non abbiano fatto lo stesso. Sì, beh, io vorrei aggiungere su questo argomento una cosa, cioè che è una testimonianza. Io ho i vari rituali pagani in cui ho partecipato, hanno partecipato anche famiglie di pagani. I bambini, quando partecipavano al rituale, chiedevano il perché, nessuno diceva no, tu non puoi capire. Si faceva di tutto per fargli capire il significato e il valore di quello che si stava compiendo. E quando loro dicevano, ma voglio capire, ognuno non ha mai creato un problema di dire tu non puoi capire, devi fare. E di conseguenza... Sì, comunque ricordate sempre che la persona è importante, la persona che si costruisce. Ma io volevo, ho interrotto io Francesco, proprio perché volevo continuare con un altro, anche perché almeno questi due fogli qua sono dentro hai ragione. Boston, streghe in piazza, quel politico ci denigra, dal Gazzettino del 26/10/1998. Tanto per capire cosa sta avvenendo nel mondo, cioè... streghe in piazza Boston per protestare contro uno spot elettorale che le mette alla berlina. Paul Cellucci, candidato a governatore del Massachusetts, ha usato uno spot che mostra una strega col cappello a punta, Babbo Natale e un coniglio pasquale allineati in una centrale di polizia per l'identificazione. Lo spot di Cellucci ridicolizza il suo rivale Scott Arsberger, che ha difeso un gruppo di streghe da una campagna intimidatoria di associazioni estremiste cristiane. Cioè i cristiani stanno facendo una campagna intimidatoria verso queste streghe, più o meno come Luigi da Treviso, tanto per essere chiaro. La prossima volta, diceva il nemico, toccherà a Babbo Natale e al Coniglio Pasquale. Le ho già prese, le ho già pagate prese. È tutto a posto. Bene. Ci vediamo dopo. Lo spot ha fatto perdere le staffe alla Vicca, un'associazione di oltre 200 streghe di Salem,
e dintorni che hanno sfilato nel centro di Boston per protesta. Cellucci, afferma Jerry Sullivan Manson, dirigente della Vicca, col suo spot nega alle streghe il diritto alla libertà religiosa concessa alle altre fedi. Il gruppo in effetti si ispira di più alla filosofia New Age che agli incantesimi intorno al pentolone e così via. Cioè, quello che io voglio mettere in luce con questi due articoli a cui ho strappato la parola a Francesco è che il movimento della stregoneria, il movimento del paganesimo, con tutte le diversità che ha dentro, perché magari noi non siamo d'accordo con De Vicca, o magari sotto alcuni aspetti sì, altri no, questo non è importante, però la percezione del mondo, il mondo che ci parla, che ci trasmette i messaggi, sta diventando così forte, ma così forte, che tanta gente andrà fuori di testa. Esatto, sì. Saranno i cattolici i responsabili. Soprattutto, esatto. Questo è, vado con le telefonate, sì. Vai, Francesco. No, vabbè, vai con le telefonate. Sì, difatti, no, quello che vuole ripetere... Abbiamo... È sempre Luigi da Treviso, ma Luigi da Treviso, guarda, mi spiace, spero di riconoscerlo sempre, però la provocazione che ha fatto è stata di una violenza, di una bassezza, no, di una aberranza tale che per me non... Non ho animo neanche. Sì, infatti, ma hai pienamente ragione. Cioè, chi si comporta in maniera scorretta ha tutto. Abbiamo tutto il diritto di fermarlo. Quello che volevo tornare sul discorso fondamentale, appunto, quello che nella stregoneria esiste la diversità, cioè nel senso che non esiste la richiesta di essere uniformi o di uniformarsi a un comportamento. Sì. Di conseguenza non c'è nessuna richiesta di adesione a un fede, a una fede, a un credo, a un testo sacro, cioè c'è sempre la collaborazione e il contributo di tutte quante le persone. Di conseguenza ognuno porta sempre e ognuno porta la sua realtà e contribuisce a crearne delle nuove realtà, cioè nel senso che nel paganesimo non esiste una cosa statica, esiste sempre qualcosa di dinamico, cioè esiste sempre proprio la possibilità di nuovi contributi, anche perché la percezione nostra del divino non è un divino statico, ma è un divino che si afferma continuamente, che si manifesta con nuove divinità. E io voglio citare un autore che è considerato sempre male dalla stampa cattolica, che è Aleister Crowley. Lui ha detto: fa, ogni uomo e ogni donna sono una stella. Di conseguenza, se sono una stella, sono visibili per tutti e hanno la loro dimensione. E vanno accettati per questo. Cioè, come noi guardiamo il cielo e sappiamo che non può essere differente, che non lo possiamo cambiare, lo dobbiamo guardare, possiamo anche non guardarlo, che avrà varie manifestazioni, ogni uomo e ogni donna sono una stella, e in base a questo noi nella stregoneria, nel paganesimo, nel politeismo riconosciamo questo, e l'importante è che quell'affermazione e la realizzazione di ciascuno sia sempre fondamentale per cui anche per gli altri, e questo è in sostanza quello che noi vogliamo, cioè noi non ci interessa sviluppare qualche tematica a cui le persone si devono adeguare, qualche principio che loro devono assorbire, ma devono sempre sviluppare la loro conoscenza, il loro percorso, la loro vita. Scusa, Francesco, no, nessun problema. In privato, quando ho visto tre siti che non ho anche approfittato, perché sì? Un radioascoltatore ha chiesto cosa fa Luigi da Treviso. Luigi da Treviso non fa niente di particolare, se non denigrare tutte quelle persone che tentano di costruire la vita. Cioè lui è praticamente, dal mio punto di vista, fa parte di un'organizzazione integraliste o qualcosa cattoliche, o comunque un suo impegno personale, eccetera, e da oltre 10 anni, da quello che ho saputo anche da altri conduttori, sta massacrando tutti i conduttori della radio che parlano in maniera diversa dal cristianesimo. Cioè, per me, uno che fa, che fa operazioni di questo tipo, gratuite, eccetera, è uno che non merita, non solo non merita, ma non merita niente, insomma. E spero di riuscire a individuarlo sempre. E molti insulti che abbiamo ricevuto, sono dal mio punto di vista, quello che è la mia idea, sono stati organizzati anche per mano sua, anche perché ha minacciato più di qualche persona. E questo l'ho sentito io personalmente. Per cui per me è chiuso e volevo spiegare anche questo. Sì, no, infatti giustamente quando uno si comporta così non gli diamo nessuno spazio. Cioè nel senso, noi siamo disposti a prendersi anche gli insulti, o altri contributi, però l'importante è che la persona sia sincera. Quando come questo è intenzionalmente finalizzato a cercare di impedire di manifestare qualsiasi cosa, ecco, per questo diciamo questo comportamento così duro con alcuni, proprio perché non è giusto che il loro comportamento diventi nocivo e pericoloso anche per gli altri. Ecco, io...
Sì, beh, purtroppo siamo ormai in fase siamo di chiusura. Siamo alla fine, adesso ho preso un'altra telefonata in privato. Oggi il telefono lo prendo mai, me lo rifiuto. Vabbè, niente, grazie a persona che ha telefonato, non dico chi è, anche se se qualcuno magari lo ha capito, e ci hanno offerto una sala per non sprecare sabato. Però ormai le cose sono andate così e le teniamo così, insomma. Però... vabbè, comunque ringrazio non una volta, ma un milione di volte questa persona qua che ci ha aiutato sempre un casino. Cioè, questo punto dimostra chiaramente la possibilità che le persone di lasciare agli altri la possibilità di manifestare le loro posizioni mantenendo la propria identità. Cioè, nel senso che noi quando andiamo da qualche parte non chiediamo nessuna adesione, non chiediamo assolutamente niente. Noi chiediamo di poter manifestare la nostra posizione e accettiamo le posizioni degli altri, purché non siano posizioni di violenza. Certo che avremo difficoltà ad accettare, e non sarebbe neanche il problema che la Chiesa Cattolica ci offra uno spazio, insomma. Noi siamo disposti ad accettare qualsiasi realtà, qualsiasi dimensione, purché sia una dimensione, diciamo, come dice Claudio, di libertà. Adesso ti lasciamo lavorare fra due minuti, No, noi diciamo questo. Io so benissimo che una libreria ha la funzione di vendere libri, cioè una libreria vende libri, una cineteca vende videocassette, cioè non prendiamo più telefonate in assoluto da questo momento in poi. Per cui è ovvio che uno dice a me Claudio Simeoni, beh, potrei sfruttarlo per vendere libri, mi potrei sfruttare come pensa Claudio Simeoni per fare delle robe. Benissimo, una mano lava l'altra, tutte e due si lavano la faccia, cioè nel senso che tu usi me per presentare i tuoi lavori e io uso te per presentare i miei lavori. È una collaborazione. Se io presento i miei lavori da te, chiaramente io chiamo gente, chiamo persone, dico guardate, da questa persona faccio questa cosa. Dopodiché le persone possono guardare, se gli piace o non gli piace, è quello che ha da presentare. Non so, se faccio una conferenza in una libreria, cioè una libreria adesso mi dicesse vieni a fare la conferenza da me, chiaramente le persone dopo si fermano a guardare anche i libri, cioè, questo mi sembra ovvio, insomma, cioè, io non ho mai avuto schifo per i soldi, cioè, il mio problema è di costruire il pensiero, però io so benissimo quali sono le regole della società in cui sto vivendo. Esistono le leggi di mercato che noi rispettiamo. Se io affitto una sala comunale mi costa un centinaio di mila lire circa, alcune più, alcune meno. Se io affitto un cinema mi costa dei soldi, se io compro la carta per stampare un libro mi costa dei soldi, so benissimo queste. Dopodiché soldi ne ho, qualcosa ho, per cui non sono alla fare, posso tranquillamente regalare finché ho. Però le regole di mercato le conosco, non c'è problema. Se uno mi dice vieni da me, tu presenti le tue idee e io gli faccio vedere la mostra di, non so, adesso non vorrei dire una cazzata, comunque de Picasso, vabbè che Picasso presentaria a me veramente, vabbè insomma diciamo del pittore sconosciuto, sarebbe più trainante. Io lo presento e poi se qualcuno gli piace si compra il quadro, va bene, cioè io non sono contrario a queste cose, io so benissimo che questi sono i meccanismi della vita, e quello che mi fa male è l'amicizia. Quello cioè, sì, l'amicizia è la cosa peggiore, quando viene negato. È una cosa veramente, veramente folle. Per cui io ringrazio la persona che ha telefonato e ringrazio anche le altre persone, perché non è l'unica in effetti, dopo ti dirò Francesco. E ringrazio tutti quanti, quelli che ascoltano, quelli che dicono. E vi ricordo una cosa, le parole, le idee non possono offendere nessuno. Esatto. Non possono offendere nessuno. Cioè se uno si sente offeso da delle idee diverse, ha dei problemi, ma vi assicuro che dei problemi grossissimi, proprio grossi. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, adesso lascio la sala perché qui abbiamo il nostro tecnico che deve mettere le mani sulla radio, sulle cose, e farà molti rumori. Io non vedo Mario arrivare, però andrò a mettere su pezzi dell'attività della radio. Eccolo qua che è arrivato. Niente, io lascio la sala e ci rivediamo alle ore 19 con Magia, Stregoneria, Paganesimo. Leggerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e continuerò con le letture. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19. Ciao a tutti, grazie. Ciao.